Piero Postino. Il postino di Felicità si chiama Piero Telegramma, PT per gli amici. Ogni mattina parte dall'ufficio postale con lettere, cartoline, pacchetti. La prima tappa è sempre il negozio di dolci. Piero saluta la signora Mielina e le dà la posta, e lei è gentile, gli offre sempre una pasta. «Tutto bene?» chiede Piero al maresciallo Tullio. «Niente da segnalare, caro PT», risponde Tullio. Il topolino Lino passa rombando sulla sua spaglia rossa. Corre come un matto, ma Multa lo insegue. Vanessa, la vigilessa, dà multe salate a chi parcheggia dove c'è divieto di sosta. Anche i vigili del fuoco ricevono la posta da Piero, ma sono sempre impegnatissimi a spegnere qualche incendio. Piero si reca nell'ambulatorio del dottor Bisturi. La sala d'aspetto sembra un campo giochi, ma nella gazzetta non se ne preoccupa, a lei piacciono i bambini. Il dottore sta visitando Martino, di 33, gli dice, e Martino obbedisce. Il dottore lo aiuta a crescere sano e robusto. Piero passa poi dal dentista, che ne approfitta per controllargli i denti. Che bel sorriso, commenta. Continua a lavarti i denti ogni giorno e non avrai mai bisogno di me. Adesso è la volta del distributore di Giorgio Grassolini. Giorgio fa il pieno a tutte le automobili di Felicità. Improvvisamente comincia a soffiare un forte vento. Piero non si ferma, deve consegnare la posta. Salvatore il muratore mette i mattoni uno sull'altro per costruire il muro. Truciolo il carpentiere costruisce invece le strutture interne di legno. A Felicità ci sono molti uffici. Violetta, la centralinista, riceve tutte le telefonate e poi le passa negli uffici. Daria, la segretaria, si occupa di tutte le pratiche del suo capo, l'avvocato Cavillo. Piero approfitta del suo giro per fare una capatina dal fotografo, dove porta a sviluppare le foto che scatta a sua moglie e al suo piccolo. La pioggia non ferma il sergente Multa. «Guai a te!» grida il gorilla Banana, che fugge con un cespo di banane rubate. Se non ci fosse la signorina Dolcina, i bambini di Felicità non imparerebbero a leggere e scrivere. Piero porta una raccomandata al paradiso del bambino e compra un bel vestito per il suo piccolo. Piero è entrato nel supermercato. Non gli servono bistecche, né verdura fresca e nemmeno frutta. Che cosa vuole mai? Una torta di fragole. È magnifica. Chissà per chi è. Mezzogiorno, Piero ha fame, di solito si ferma al vagone e ristorante, ma oggi preferisce mangiare un buon panino. Le strade di Felicità hanno bisogno di riparazioni, la squadra degli operai è al lavoro, fra qualche giorno tutto sarà perfetto. Mamma mia, Piero voleva andare a comprare un mazzo di fiori per sua moglie, ma è inciampato ed è finito nella buca. I telefoni funzionano sempre bene a Felicità, ci pensa Tommaso a tenerli in efficienza. Che calduccio, dice mamma Coniglia. Battista le riempie il serbatoio di gasolio, così mamma avrà caldo per tutto l'inverno. Povero Piero, deve camminare nell'acqua. Sbrigati Domenico, altrimenti si allaga tutta la città. Il giornale di Felicità si chiama La Chiacchiera. I redattori, i linotipisti e gli stampatori sono sempre al lavoro per far sapere a tutti che cosa succede nel mondo. L'ultimo pacco che Piero deve consegnare è indirizzato a Piero Telegramma. Ma è per me, esclama, e corre a casa. Apre il pacchetto e trova un magnifico orologio. Sul biglietto c'è scritto a Piero per il suo compleanno con tanto affetto gli abitanti di Felicità. Zigo Zago, che è stato invitato alla festa, pensa: però, che bel mestiere! L'orologio, il pranzetto, la torta. Da grande farò anch'io il postino.